Bentrovati come sempre qui dal complesso turistico Averno Damiani e oggi una puntata, un incontro un po' particolare perché parleremo di gioielli, dei gioielli un po' particolari che sposano insieme moderno e antico con dei materiali antichi, materiali moderni per accontentare un po' tutte le esigenze e tutte le fasce di età. Sono infatti col signor Claudio Capuano, ciao Claudio, che è rappresentante di una ditta molto antica, adesso scopriremo con lui questa ditta che si chiama Aurora Silver Trade, una SRL che esiste, Claudio, da quanto tempo? Dal 1992 è partita e da quel giorno non si è mai più fermato e sta sempre in crescita in tutta l'Italia e anche all'estero come il mercato spagnolo e greco. Quindi una ditta che costruisce gioielli ma li esporta pure, perché sì, dicevi tu sì, che sono presenti sul mercato. E questa ditta, come dicevo io, fa dei gioielli che possono, li chiamo gioielli perché sono veri e propri gioielli, anche se non sono in oro, però usano tutti altri materiali, l'argento, l'acciaio, l'ottone, poi vedremo. Accontenta, come dicevo, varie fasce di età. Abbiamo una linea addirittura per i bambini, vero? Bambini al di sotto di 14 anni, che possono essere argento con lo smalto, l'acciaio con lo smalto, resistenti a tutti gli agenti atmosferici, li possono indossare anche in piscina, facendo lo sport, anche. Sono sicuri, sono senza nickel, anallergiche, abbiamo anche i punto luce che si sposano molto bene per il primo approccio agli orecchini dei bambini e quindi non producono allergia. Avete anche una serie le letterine, ho letto nel... Abbiamo le letterine sono 24 lettere dell'alfabeto, maggiormente si vendono le 17 lettere, non quelle straniere, ma ce l'abbiamo in occasione dei nomi dei stranieri. Sta tornando un po' anche questa moda, io ricordo quando ero ragazza si usava questa abitudine del nome. La lettera identifica il nome della persona. Poi abbiamo la linea per le donne, dicevi tu prima, che abbiamo varie linee, secondo i materiali usati. Sì, abbiamo le donne, per le donne abbiamo pensato, oggi c'è sta un mercato che cura molto la donna incinta e abbiamo fatto il chiamangeli. Chiamangeli non è altro che una sfera in ottone che ha un suono delicato per comunicare con il bambino e per identificare la mamma se deve partorire il bambino, la bambina o anche un angelo come un protettore di buon augurio di questa gravidanza e questo percorso di nascita. Quindi abbiamo varie linee, la linea di cui parlavamo adesso abbiamo qui dei campioni, dei modelli, sì. Si chiama, mi pare, For You? La linea che noi facciamo si chiama For You Jewels e probabilmente il 4 nasce da 4 persone che hanno fondato questa grossa società e saranno sicuramente, sono 4 soci e quindi da là nasce il 4, non so tanto le spiegazioni del 4, ma è nato il 4. E quindi adesso abbiamo messo solo qualcosa perché non eravamo attrezzati, quello forse è il chiamangeli, Angelo, facciamolo vedere Claudio, e questo è il chiamangeli, quindi questo emette un suono veramente, quindi la catena lo facciamo indossare la signora che arriva sul pancione, ecco qua. Ecco, con un piccolo movimento c'è un suono delicato e si dice che, ma sai che la donna può comunicare con il bambino, poi si può aprire, si può cambiare la sfera all'interno. Bellissimo. Abbiamo 3 colori, questo è il suono, vabbè, da lontano non si riesce sente a capire. Questo penso che è vendutissimo. Sì, abbiamo prezzi pubblico 39,49 massimo un 59 euro pubblico. Chiamangeli, è bellissimo signore. Non ho con una catenina lunga, corta, a gradimento delle persone. Poi abbiamo ancora, vediamo un po' che cosa c'è ancora. Ancora abbiamo fatto, noi facciamo anche la linea dei cuori. Poi, segui la mano purtroppo di Claudio. Ho preso pochi pezzi, ma questa è la linea economica che va da un 16 euro a un massimo 33 euro con la linea Pois. Ci ha premiato molto questa scatola bicolore con il Pois. E poi questo è il nuovo arrivo che si chiama Cromatica, che come vi dicevo è abbinato al colore. Poi loro hanno curato tutto, signori, infatti la formula con cui voi la propagandate, cioè scegli il colore, com'era la formula? Scegli il colore, scopri il colore e ti aspetta un messaggio. Perché oggi scegli il gioiello, scopri il colore e ti aspetta un messaggio. Che vuol dire? Che noi istintivamente noi viviamo in un mondo che non stiamo attraversando un periodo particolare, che le persone non scelgono il gioiello perché piace il gioiello, le persone scelgono il gioiello
perché deve avere un significato. Infatti molte persone vanno alla ricerca delle scritte: da domani in poi faccio dieta, da domani in poi non fumo, da domani in poi questo, sarò più buono, sarò più bravo. Noi l'abbiamo identificato con il colore, perché ogni persona indossa il colore d'accordo al suo stato d'animo, d'accordo come è abituato a vivere, come si presenta, se è solare, se non è solare, se è il nero, e quindi ogni oggetto ha un suo colore e il suo colore identifica un significato. Beh, senti, io ho altre cose che vorrei far vedere qua. Questo è un po' sullo stile molto moderno, questo è particolare. Facciamolo vedere, dai, toglielo da qua. Allora, questo qua è un'altra linea che abbiamo fatto, lo faccio indossare se volete. Indossiamolo, già ne ho altri due. In pratica non so perché alle donne e anche ai uomini, logicamente senza il cuore, per maschio piace molto, per femmine questo. E l'uomo logicamente senza il cuoricino. Senza il cuoricino. Ecco. Se vabbè, guardiamo, lei ha logicamente il maglioncino e quindi... Ecco qua, l'ho messo apposta per far risaltare. Se lo possiamo, questi sono guardare... cristalli e poi pietra di Murano sintetico. Uno così quanto può costare? Questo così costa 27 euro pubblico. Pochissimo, signori, veramente sono... Quest'altro, questi costano bello, tutti 27 euro pubblico. Questo? In pratica noi abbiamo studiato, sempre 27 euro pubblico, abbiamo studiato con 4 sfere, con 4 cuori. Si può dire al prezzo di altri brand che ti danno una base con un ciondolo. Esatto, con un ciondolo magari si può. Invece questi, guardate, è tutta un'altra linea, molto più classica. Questa è una linea in argento con l'infinito, con le pietre, con le perle, e costa 33-39 euro pubblico. Questa è una linea molto bella in ottone che sembra in oro, ma non è oro, è ottone, con un bagno galvanico in argento, con il simbolo, l'infinito, si apre e si chiude. Per una occasione, per una bella serata, per un bel vestito più elegante, più classico. Ancora io li vedrei tutti, abbiamo una borsa piena, ma non possiamo farli vedere tutti. Questo qua non è altro che un bracciale con l'organza, con la calamita. Questa logicamente non tutti possono piacere a tutti quanti, ma noi un cerchiamo. Un po' delicato però questo. No. Fortissimo anche questo. Uno più bello dell'altro, anche tu ne indossi e uno. E poi il fiorellino è molto carino. Anche questo? Mauro, inquadriamo anche questo? Ci sei? Io poi logicamente a occasione del giorno, occasione del colore, occasione dell'abbigliamento indosso il bracciale e li faccio vedere. E ne ho anche uno qua che prima mi hai questo fatto. Questo è l'albero e la vita, oggi come anche oggi. Anche molto richiesto. Anche molto richiesto, perché le persone hanno bisogno di avere una fiducia della vita, della... di tanti anni inaugurale di... Ma sai che questo albero della vita anche nei lo facciamo passati, in rosé, in bianco, quindi anche questo secondo le richieste. Però io prima di continuare vorrei far vedere un contributo che tu hai portato, dove c'è appunto, abbiamo un filmato in ah ok, il video di cromatica. Esatto, di cromatica, vediamolo. Queste immagini hanno arricchito ulteriormente quello che dicevamo. Adesso siamo quasi in chiusura, volevo chiedere a Claudio, appunto questi gioielli sono bellissimi, però siete in un mercato che è molto molto competitivo, che è sempre in continua evoluzione. Voi come vi posizionate in questa situazione? Allora, noi ci posizioniamo in un mercato abbastanza difficile, pensiamo di posizionarci bene, anche perché noi abbiamo dei rapporti con delle migliori gioiellerie 3, 4, 5, 6 anni, quindi le persone ci seguono sempre con tutte le tendenze, con tutte le novità. Logicamente sappiamo che il mercato è molto difficile, perché ci sono molte aziende che fanno sempre cose all'avanguardia, sempre cose belle, ma noi andiamo a posizionare in ogni negozio il nostro angolo e ci trovate nelle migliori gioiellerie. Quindi dicevi, siete presenti in molte realtà. Sì, molte realtà, tra una piccola gioielleria, tra una gioielleria media, tra una gioielleria grande. Senti, progetti per il futuro, perché qui vi dovete adeguare continuamente a quelle che sono le esigenze del mercato. Avete già qualche nuova linea in programma? Progetti per il futuro, noi a breve facciamo un meeting a Roma, sono a Frascati perché l'azienda è di Roma, quindi ci riuniamo due volte all'anno a Roma. Presenteremo il catalogo 2018 autunno-inverno.
con tante novità e con tante cose diverse, in maniera tale che il cliente possa acquistare o possa scegliere il gioiello con tutte le sue esigenze, con tutti i suoi prezzi e con tutti i metalli, sia argento, acciaio e ottone. Bene, allora magari ci incontreremo la prossima volta qui e sì. Ci faremo. Ah, io vi devo dare un regalo a voi. Ah, bene, che regalo? Il regalo sarebbe il chiamangeli, che poi comunque se lo vogliamo mettere qua, così sì. Facciamo la foto. Facciamo vedere anche la confezione. Che la signora già l'indossate, quindi. Bellissimo. Molto molto bello. Logicamente ogni oggetto lo può mettere anche una signora che non è stato di gravidanza, perché comunque perché chiama un angelo. Ci sta il chiamangelo, ci sta l'angelo, il bambino, la bambina. Esatto. Quindi non è detto che per forza deve essere in allora cima. Quando lo indosseremo penserò questo a te. Questo è così. Anche le confezioni sono bellissime, molto eleganti, quelle curate. Quindi la persona quando acquista un gioiello lo acquista e si porta il gioiello in questo modo qua. E così la signora Rosaria ha avuto questo omaggio per invitarci alla sua trasmissione. Noi siamo conosciuti quasi abbinato anche al colore della. Lo dobbiamo dire che questo incontro è stato proprio fortuito. Eravamo qui ai Damiani e lui è un ottimo nuotatore, si fa le sue vasche ogni giorno. E così, ed è anche un, dobbiamo dire, lui è un artista in tutti i sensi, ha il pollice verde e ama tantissimo le piante. Curare ogni tanto nel tempo libero le piante. Ed è una cosa molto bella, quindi cura i gioielli della natura, perché le piante e i fiori sono gioielli della natura. E così ci siamo conosciuti, fatto amicizia, è venuta fuori questa sua attività e abbiamo deciso all'improvviso di incontrarci. Non c'era nessuno scopo economico meno, però abbiamo anche fatto un po' di pubblicità a questa io vita. Subito ho accettato questo invito perché non potevo non mancare a questa trasmissione. E allora alla prossima, tra i fiori curati da te e tra i gioielli. Alla prossima. Grazie. Mm-hmm.